Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Blu. In questa parte andremo a ribaltare da cima a fondo il nascondiglio del Team Rocket nel casinò di Azzurropoli. E vi faccio anche vedere che tra una parte e l'altra ho avuto tempo di fare uno scambio e di far evolvere quindi il nostro Kadabra in Alakazam, per poi tornare ovviamente da noi. La nostra squadra è quindi composta da Eevee, che porterò fino a livello 30 per poi far evolvere in Jolteon, anzi che potrei direttamente far evolvere ora e mettergli Fulmine, quindi non vedo perché non farlo. Wartortle a livello 33, Pidgeot a livello 36, Bellsprout non contatelo, lo teniamo per ora solo per taglio, Clefable a livello 31 e Alakazam a livello 31. A questo punto direi di iniziare proprio dando la pietra tuono, se ce l'abbiamo qui. Eccola qua, vai, usa. Così liberiamo anche uno spazio su Eevee. Ecco fatto, otteniamo il nostro Jolteon. Mentre si evolve, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se state gradendo la serie, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di questo videogioco, di questa parte in particolare, e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Ora possiamo dare anche la MT24, che contiene Fulmine, a Jolteon, capace. Ecco qua, non la insegneremo a Clefable, mi spiace, ma Jolteon d'altronde non lo impara da solo Fulmine, quindi è. Gliela dobbiamo dare noi. Così facendo, ora perlomeno possiamo usarlo meglio contro il Team Rocket. Chi sei? Come sei arrivato qui? Sapessi, caro mio. Sapessi. Perlomeno tutti i loro vari Zubat e Golbat sono facilmente uccidibili dal nostro Jolteon, che potrà quindi allenarsi meglio. Allora, andiamo di Fulmine. Vediamo quanto danno facciamo, Drowsy. Non penso troppo in realtà. Invece niente male. Inibitore, cosa ci toglie? Attenzione. Azione, peccato. Avrei voluto usare azione per non sprecare un altro punto potenza di fulmine, ma. Dettagli. Ok, Jolteon prende un po' di punti esperienza. Machop. Sì, dai, cambiamo Pokémon contro Machop. E mandiamo Wartortle. Anzi, Kadabra. Alakazam, volevo dire. Che alleniamo un po' anche lui. Eccolo qui il nostro nuovo Alakazam. Nuovo di zecca. Confusione e addio, Machop. Ecco fatto, super efficace. E abbiamo battuto anche questa recluta del Team Rocket. Hai colpito! Colpito sì. Qui sotto non abbiamo strumenti. Nope. Quindi si va. Non ci sono Pokémon selvatici, vero? In questo magazzino. Hai rovinato i nostri piani, ma non ho ancora fatto nulla, ragazzi. Tutto bene? Non ho fatto niente, ho comunque rovinato i loro piani. Allora, mandano Raticate. Ecco, lui non ha difesa speciale, quindi vediamo quanto danno gli facciamo con Fulmine. Ah, bello essere più veloci di Raticate. Niente male, one shottato per l'appunto. Poi, mandano altro Raticate. Buono, altri punti esperienza gratis per il mio Jolteon. Vai, Fulmine e addio. Se Jolteon sarà buono solamente usare Fulmine, purtroppo, per adesso. Oh, bello, già a livello 26. Vai su, vai su. È finita! Diamo un'occhiata a come sono cambiate le sue statistiche dopo l'evoluzione. Mi sono dimenticato di farlo, statistiche. Ah, guardate lì. Speciali 66, velocità 78. Fortissimo. Anche perché vi ricordo che in prima generazione, e qui c'è lo strumento, la probabilità di brutto colpo aumenta in base a quanto il tuo Pokémon è più veloce del Pokémon avversario. Una cosa assurda. Qui, in Pokémon, esatto, rosso fuoco, c'era uno strumento invisibile. E c'è a questo punto anche qui. Possiamo proseguire, quindi. Giù. Andiamo in questo nascondiglio del Team Rocket e disintegriamoli. Oh, le freccette. Il capo dice che puoi vedere gli spettri con la spettrosonda. E d'altronde è il motivo per cui siamo qui, recuperare la spettrosonda per poi andare alla torre Pokémon di Lavandonia. Per poi prendere il Pokéflauto e liberare quindi il passaggio verso, da una parte, Zafferanopoli. Aspettate, no, però io avrei potuto prendere il Beltè, giusto? Mi è venuto con questo flash. All'Azzurropoli mica si può prendere il tè da dare alle guardie per passare a Zafferanopoli? Oh, dovrò andare a vedere come si fa a passare a Zafferanopoli, effettivamente. A Koffing non voglio che mi avveleni, quindi uso un altro Fulmine. Avrei usato azione. Però già Fulmine lo disintegra. Buono. Grimer. Vai. Altro Fulmine. Finché non finisce punti potenza, Jolteon mi sa che one shotta tutti.
E noi d'altronde dobbiamo far prendere un bel po' di punti al nostro Jolteon. Ecco, contro lui posso usare due volte azione, per non sprecare un altro fulmine. Sanguisuga, attenzione. Brutto colpo, va bene. Ok, grazie Zubat per il brutto colpo. E grazie per essere rimasto ad 1 PS e avermi fatto perdere un sacco di tempo in questa battaglia. No, comunque ad Azzurropoli io ho esplorato tutto. E non mi sembra che mi abbiano dato il bel tè, appunto. Il tè da dare alle guardie. Però effettivamente non ho ancora provato ad andare a Zafferanopoli direttamente da un passaggio. Boh, vediamo come si farà poi, eh. Per adesso prendiamoci la spettro sonda. Basta, mi arrendo. Bravo, arrenditi. Qui si può già andare giù. Però noi andiamo di qua. Oddio, ma è lentissimo. E si fa pure venire il mal di testa questa cosa. Oddio. Oddio, no, davvero fa venire il mal di testa. Mi viene quasi da voglia di velocizzarlo, ma no, non voglio velocizzare in questo videogioco, in questo gameplay, let's play, chiamatelo come volete, walkthrough. Voglio giocarlo come si giocava all'epoca. Oh, bella la pepita, da vendere immediatamente. Poi, vediamo un po', qui sotto abbiamo quest'altro strumento. Un'altra pietra lunare, buono. Poi posso andare di qua e prendermi così quest'altro strumento. Ecco fatto. MT-07. Cos'è? Diamo subito un'occhiata. Se non sbaglio ce l'ho già l'MT-07, tra l'altro. Forse l'avevo comprata. Ah, per Forcorno, sì, ce l'avevo già. No, non mi serve, grazie. E possiamo scendere di qui, che però mi farebbe andare semplicemente quassù. Oppure scendere di qua. Scendiamo di qui. Di qua non c'è più nulla, vero? Allora, questo mi fa andare giù. Prendiamolo. Ecco, fatto. E questo mi fa andare ancora più giù. Mentre qui sopra ci sono appena stato, giusto? Mi sembra di sì. Ok. Vediamo qual è quello giusto da prendere. Volendo potrei andare anche dall'altra parte. Vediamo se c'è uno strumento che ci siamo mancati. Andando qui a sinistra. Non scendendo subito praticamente. Infatti lì c'è uno strumento per l'appunto. Che voglio prendermi. Per prendere quello strumento devo andare qui. Non so perché abbiano messo due frecce in su lì. Ne bastava una. Ah, una super pozione, dai, non male. Non male per niente. A questo punto da qui ritorniamo qui. Poi ritorniamo quassù. Ok, ci fa rifare tutto il giro? Quasi tutto il giro. Ok, da qua possiamo tornare giù. Ecco fatto. Andare qui e andare in basso. E ecco qua. Prendere il primo qui e via. Sì, davvero fa venire il mal di testa questa cosa comunque. Specialmente se io la sto guardando a schermo intero. Su uno schermo anche relativamente grande. Ci fa venire davvero il mal di testa. Allora, lì sopra mi sembra che ci siamo appena stati. Qui c'è l'ascensore, eh? Sì. Però ci serve la chiave dell'ascensore, vero? Sì, esattamente. Quindi non possiamo ancora andare qua giù. Andiamo qui su. Vediamo se possiamo prendere. Ah, un altro allenatore, vai. Cosa fai qui? Ma distruggo ogni recluta del Team Rocket con un unico attacco del mio Jolteon. Ecco cosa faccio qui. Rattata? Madonna, poverino. Allora, Rattata potrebbe avere mosse che mi fanno parecchio danno, quindi vado subito di fulmine. E addio Rattata. Via. Poi Raticate, altro fulmine. Altro giro, altra corsa. Ecco che arriva il suo attacco rapido. E addio Raticate. Jolteon a livello 27, ottimo. Velocità 81, speciali 69. Bene. Ah, impara anche attacco rapido. Ottimo. Ottimo, ottimo. Vai, fulmine. A livello 31 dovrebbe imparare Tono Shock, quindi avremo anche un altro attacco di tipo elettro da usare in caso. Rattata, lasciamo lui.
E andiamo di attacco rapido, vediamo quanto danno gli facciamo. Un attacco fisico che non ha molto alto, Jolteon. Ah, brutto colpo, buono. Peccato per quell'unico PS rimasto. Però Rattata non ci ha fatto danno, quindi va bene comunque. Abbiamo risparmiato un fulmine. E Jolteon si è già preso due livelli. Niente da fare. Niente da fare, sì. Allora, vediamo se c'è qualche strumento qui in giro. Sì, eccolo qui. Iperpozione, va bene. E tu sei un altro allenatore. Allarme, intrusione! Sì. Allarme, intrusione. Vediamo invece che tu che mandi un Grimer. O Grimer, come volete. Andiamo di fulmine. Che potrei effettivamente mettermi al primo posto per risparmiare un po' di tempo ogni volta a selezionarlo. Koffing, sì, lasciamo Jolteon. E andiamo di fulmine. Più facile di così, ragazzi, non si può. Brutto colpo, addirittura. E un altro Koffing. Lasciamo il nostro Jolteon. E usiamo un altro fulmine. Livellino? Forse ancora un po' troppo presto per il livello 28, eh? Ah, invece no. Preciso. Livello 28. Continua a salire in velocità e attacco speciale, quindi ottimo. Non ce la faccio. Mi spiace per te. Quindi qui non c'era nulla essenzialmente da prendere. Dobbiamo tornare un po' più su allora. Dobbiamo tornare qui. E andare magari da un'altra parte, andare giù qua. Andare prima da questa parte e cercare la chiave dell'ascensore. Essenzialmente. Di qui c'è qualcuno? Ma sì, c'è un bell'allenatore. Abbiamo già avuto notizia del tuo arrivo. Ok, e quindi vi siete preparati in questo modo? Mandandomi contro dei Rattata? Ah, un bel matchup. E io uso un fulmine, che a questo punto mi metto davvero primo, così almeno lo devo selezionare ogni volta. Poi appena mi è arrivato uno shock, con i Pokémon più deboli userò direttamente tuo uno shock. Matchup. Ah, vedi, non ho più PP di fulmine, mannaggia me. Niente, attacco rapido. Dovrebbe comunque fargli un po' male. E come vedete fa molto meno male di fulmine. Perché giustamente Jolteon non ha molto attacco. Bello il brutto colpo. È comunque molto veloce, quindi. Vai, attacco rapido. Brutto colpo, grazie. Perfetto. Ho perso? Impossibile. Mi spiace per te. Ora io vado al centro Pokémon, ricarico Jolteon per avere i PP di fulmine di nuovo up e torno qui. Taglio e ci rivediamo qui. Rieccoci qui con il nostro Jolteon curato ed ora possiamo proseguire. Qui abbiamo un altro strumento, l'MT10. Vediamo cos'è. Magari possiamo insegnarlo immediatamente ai nostri Pokémon. MT10. Sdoppiatore forte in realtà, eh. Molto forte. Hanno un Pokémon che ha un buon attacco, tipo. Beh, Wartortle tecnicamente non ha un buon attacco, però Sdoppiatore potrebbe fargli molto comodo. Anche Pidgeot. No, Pidgeot magari no. Anche se Pidgeot. Su Pidgeot sarebbe stabile in realtà, eh. Anche su Clefable. Però Clefable è più uno d'attacco speciale, diciamoci la verità. Pidgeot non eccelle né in attacco né in attacco speciale, se non ricordo male. Diamo un'occhiata un attimo alle statistiche dei Pokémon. Statistica. E infatti vedete è equilibrato. Attacco e attacco speciale per lui sono esattamente uguali. È solamente più veloce del solito. Mentre Clefable, statistiche, attacco ha un po' di meno rispetto a speciale. Tra l'altro attacco a 61, mentre Pidgeot ha 72. Quindi niente male, Pidgeot, eh. Certo, è anche 3 livelli sopra. Anzi, di più. 4 livelli sopra. Anzi, 5 livelli sopra. Non so perché non abbia sbagliato a contare lì. Però, effettivamente, ha un bel po' di attacco in più. Per adesso lasciamolo lì, sdoppiatore. Potremmo però insegnarlo a Pidgeot, eh. Non sarebbe male, Pidgeot, con sdoppiatore. Quasi quasi glielo insegnerei. Vediamo, eh. Perché comunque. È uno stab. Anche Clefable però non sarebbe male con questo doppiatore. Anche se per Clefable magari teniamo altre mosse. Pidgeot effettivamente
però Pidgeot. No, ho sbagliato. Ok, fortunatamente non posso togliergli volo. Allora, Pidgeot ha ventagliente e volo, che sono le sue due mosse di tipo volante. Attacco rapido, che è utile, comunque è una priority, ed è stab anche questa. E Turbo Sabbia, quasi quasi glielo tengo per. Beh, potrei togliere Turbo Sabbia, in realtà. Però è veloce, quindi Turbo Sabbia comunque riesce a metterlo. È un drop alla precisione, abbiamo visto che è potentissimo in questo gioco. Attacco rapido glielo terrei, eh. Sì, ferma l'apprendimento di sdoppiatore. Diamo un'occhiata invece alle mosse di Clefable. Le mosse. E gli avevo già insegnato tripletta lui. Quindi comunque un attacco di tipo normale, bello forte, ce l'ha. Poi Flash per diminuire la precisione, ottimo. Canto non è malaccio e Bolla Raggio è il suo attacco speciale. Per adesso dai, teniamolo lì allora, non facciamo nulla. E mo tocca andare qui. Allora, se non sbaglio si va di qua per prendere degli strumenti, giusto? Per prendere i vari strumenti. O forse ce n'è uno là, a destra. Vediamo, eh. Allora, se prendo questo andiamo lì in alto, quindi direi di farlo. Andiamo in alto. Andiamo qui, e infatti qui troviamo uno strumento. Esattamente. Caramella rara, beh, niente male. Caramella rara, niente male davvero. A questo punto qui dobbiamo andare per forza di nuovo su. E rifare il giro. Ok, caramella rara presa. Andiamo qui. Fortunatamente in questo gioco non ci sono le isole. Le isole del Sette Pelago. Quindi il magazzino del Team Rocket con altra roba così non c'è. Fortunatamente. Ora andiamo giù. Perché davvero mi fa venire il mal di testa vedere sto tipo che gira in questo modo. Avrebbero potuto farlo un po' più veloce comunque. Affrontiamo lui. Non immischiarti negli affari di Team Rocket! Va bene, però stai calmo tu, mi raccomando. Altrimenti ti fulmino. Tra l'altro non hanno Zubat, sbaglio. Non ho ancora incontrato Team Rocket con Zubat. Andiamo di attacco rapido su Rattata. Dovrebbe avere una difesa abbastanza bassa per permetterci di bisciottarlo, esatto. E non sprecare un fulmine. Bella lì. Poi chi hai? Raticate, ecco, contro di lui useremo un fulmine invece. Vai, addio Raticate. E poi Drowsy, lasciamo Jolteon. E usiamo un altro fulmine. Addio Drowsy. Abbiamo battuto Rocket. Uff, sono al tappeto. Va bene, addio. E qui dovrebbe esserci la chiave dell'ascensore, no? Qui sotto. Andiamo a vedere qua sopra prima. Abbiamo un altro Rocket lì che fa la guardia al nulla. No, non ho più spazio per altri strumenti. Ok, diamo un'occhiata agli strumenti che abbiamo. Allora, direi di pipi su. Boh, potremmo usarlo in qualche modo. La pepita avrei potuto venderla prima. Allora, l'MT10, questo sdoppiatore, insegniamolo, dai. Non ha senso tenerlo. Sì, insegniamolo. E insegniamolo a Pidgeot. È veloce, un bell'attacco come sdoppiatore, fa malissimo. E in più è stab. Quindi togliamogli attacco rapido. Via. Buono. Possiamo quindi prendere questo strumento che è l'MT-02. L'MT-02 invece quale sarebbe? Diamo un'occhiata. Purtroppo questo gioco si gioca così. È macchinoso a far schifo. Ah, un altro ventagliente. Che abbiamo già insegnato a Pidgeot. Capace, non l'ha già presa in realtà. Ventagliente gli abbiamo già insegnato. Ok, proseguiamo allora. Salve. L'ascensore non funziona. Chi ha la chiave? A chi avrà la chiave, guarda? Come mai tu hai questo dialogo qui così particolare, eh? Chissà perché. Puffing. Andiamo di fulmine. Ecco fatto. Perfetto, Jonathan al 29.
Oh, uno Zubat, finalmente. Qui avessi avuto tuo uno shock, l'avrei usato. Però usiamo attacco rapido. Comunque fa abbastanza danno, super suono. Ecco, spero che Jolteon non si faccia confondere da un Zubat qualunque. Infatti, bravo Jolteon. Bravo. Brutto colpo pure. Ti sta bene. Ah. E abbiamo battuto Rocket. Oh no! E invece, oh sì. Ora, dovremmo liberare un altro posto nello zaino per la chiave dell'ascensore, sicuro. Quindi. L'MN02 avrei dovuto lasciarla giù. Effettivamente volo non mi serve più, anche salvadanaio. Allora, pipì su. Potrei darlo a fulmine, pipì su, effettivamente. Perché no? È l'unica mossa utile di Jolteon. Fulmine, vai. Almeno ci liberiamo anche un posto nella borsa. Oh no, ho perso lì la chiave dell'ascensore. Sì, l'hai cagata la chiave dell'ascensore, non l'hai persa. Ok, presa. Ottimo. Qui sotto invece chi c'è? Altro strumento, altro allenatore? Altro strumento. Non ho spazio nello zaino, fanculo. Bello che non ti dice nemmeno che strumento sia. Allora. Devo tirare via qualcos'altro e tirerò via. L'MT-02 è ventagliente, sinceramente non mi interessa averlo. Se no, questa acqua fresca, dai, la uso. Via. La uso su Jolteon. Così è bello, bello in forma. APS su, buono, questo lo posso usare direttamente. Di nuovo sul mio Wartortle, che sarà il mio tank. Usa. Wartortle che ha 99 punti salute. Ora ne avrei di più. Di quanto gli ho aumentato? Di uno? Di uno. No, di due, ok. Sarà il nostro tank Blastoise. A questo punto possiamo risalire. Riandare qui. Riandare qui. Grazie alla chiave dell'ascensore, ora possiamo arrivare all'ultimo piano. Risaliamo. E da qui possiamo andare giù. Che dobbiamo rifare questa cosa. Mi spiace farvi vedere questo. Farvi venire questo mal di mare incredibile con il personaggio che si muove al rallentatore. Ma dettagli. Purtroppo è il gioco ad essere così, non io. Allora scendiamo. Poi da qui scendiamo di nuovo. E scendiamo un'altra volta. Ok, ultimo coso e dobbiamo essere arrivati. No, ce ne manca un altro poi. Che hanno messo qui. Tac e via. E possiamo andare a prenderci l'ascensore adesso. Vai. A che piano vuoi andare? Quarto. Sotterraneo. Bene. Ed ora tocca affrontare questi due Team Rocket, vero? C'è uno strumento qua sotto, magari. Sì che c'è uno strumento. Ferro. Oh, difesa. Diamola immediatamente a qualcuno. La difesa la darei al nostro caro Wartortle. Sempre a lui le vitamine le sto dando. Ecco fatto. Così continuiamo a tenerci almeno un posto libero nella borsa. Salve. Ti conosco. Sei tu che hai rovinato i nostri piani a Monteruna? Esattamente. Stavate parlando di me, eh? Senshryu, ecco. Contro Senshryu, Jolteon non è proprio indicato, diciamoci la verità. Cambiamo Pokémon e mandiamo Wartortle. Turbo sabbia, male. Per favore, Wartortle non fallire, e invece fallisce. Lacerazione non dovrebbe farci nulla. Questo è un brutto colpo, infatti, sicuro. Quel danno lì non stava né in cielo né in terra, altrimenti con la difesa di Wartortle. Perfetto. Addio, Senshryu. Un po' di punti esperienza. E Ekans. Rimandiamo Jolteon. Ekans, tra l'altro, che ci manca ancora da catturare. Vai, fulmine. E addio, Ekans. La Poelcans, via. Brutto colpo, tra l'altro. E Sandslash, ok, cambiamo. A questo punto invece mandiamo Clefable, che prenda un po' di punti esperienza anche lui. Ma che carino lo sprite di Sandslash, sembra molto di più quasi un istrice, diciamo. Allora, andiamo di Bolo Raggio. Super efficace. Attacco speciale di Sandslash, bello alto.
E non muore, peccato, speravo di non shottarlo. Proviamo Tripletta allora, vediamo la sua animazione. Che brutta. Un triangolo che ruota, va bene. Mentre l'animazione di Tripletta è un Pokémon rosso fuoco e verde foglia, è una delle più belle. Ok, abbiamo vinto. Ora proseguiamo di qui. Come fai a non vedere la bellezza della nostra malvagità? Cos'è la banalità del male, o... Allora, andiamo con... Vediamo un po' chi vuole mandare lui. Il canso va bene. Allora, useremo un bel fulmine. È fulminato. E addio. Beh, Jolteon è un altro Pokémon tipo Uber Power della prima generazione. Cioè, mi son costruito una squadra un po' fortina, diciamo così. Leggermente forte. Tolto Clefable, che... Vabbè. L'ho preso giusto per provare un Pokémon nuovo. Bello, su bollaraggio super efficace. Ma un livellino Clefable no, eh. Arbok, rimandiamo il nostro Jolteon. Cos'è bello lo spread di Arbok. Figo davvero. Fulminiamolo, sto serpente. Resiste, il primo a resistere ad un fulmine di Jolteon. Non ti servirà nulla, attacco rapido. E addio. Niente livelli nemmeno per Jolteon. Ai ai ai. Ai 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 sì. Ora possiamo passare. E arriviamo da Giovanni. Direi di salvare davanti a Giovanni. Eccoci qui. Salvataggio. Abbiamo tra l'altro anche 30 Pokémon nel Pokédex, quindi dobbiamo ricordarci di andare a recuperare il Detector. Sono davvero sorpreso che tu ce l'abbia fatta ad arrivare fino a me. Ah, così. Solamente questo dialogo. Beh, Giovanni giustamente non perde tempo a parlare con noi. Carino il suo sprite. Ah, inizia con Onix. Ok, devo assolutamente cambiare Pokémon allora. Strumenti. Ah no, forse però Fulmine ha effetto. No, non ha effetto, niente. Ha usato Super Guardia, davvero. Va bene. Mandiamo Clefable. Un bel bollaraggio. Lega tutto. Fortunatamente l'abbiamo sostituito prima che lui usasse Lega tutto. Va bene. Ancora. Ok, Onix. Ti stai divertendo? A quanto pare sì. A quanto pare si sta divertendo molto a strizzare il nostro Clefable. E ancora divertiti a morire, grazie. Capo di punti esperienza per Jolteon e Clefable finalmente sale a livello 32. Rhyhorn, lasciamo Clefable. Oddio, gigantesco lo spread di Rhyhorn. Bollaraggio e addio. E poi Kangaskhan, ok. Abbiamo qualcuno che ha imparato una mossa di tipo lotta? Sapete che non ricordo? Non credo. Non credo, quindi contro Kangaskhan direi di mandare Alakazam che prenderà un po' di esperienza, dai. È rimasto a livello 31 lui. Bello lo spread di Kangaskhan, tra l'altro. Andiamo di Psicoraggio, vediamo quanto non li facciamo se riusciamo a one-shottarlo. Non credo, sinceramente. Cozio, brutto colpo, ok. Non sapremo mai se il one-shot è stato effettivo oppure no. No, non può essere. Un bel po' di soldini anche. Vedo che allevi i tuoi Pokémon con molta passione. Un bambino però non capirebbe mai ciò che spero di ottenere. Questa volta ti farò passare. Spero che ci rincontreremo. Ok, prendiamo lo spettro sonda. Ecco fatto. Fortunatamente avevamo ancora un po' di spazio nello zaino. E eccoci qui. Torniamo su. Allora, primo piano sotterraneo. Così ci risparmiamo anche tutti i vari... Tutte le varie piroette per uscire da qui. Ah, attenzione! Ti sei perso, piccola peste? No, volevo solo uscire da questo posto di merda. Vabbè, questo vuole morire. Grimer. Andiamo con Jolteon e bel fulmine. Via. Jolteon a livello 30, ottimo. Ormai è quasi in linea con il resto della squadra. Altro Koffing. Hanno davvero pochi Zubat. Mi aspettavo più Zubat e Golbat qui.
Invece Coughing Grimer è ratata alla fine. Perché? Cosa vuol dire perché? Ma lasciami in pace. Lasciami stare, va. E abbiamo quindi disintegrato anche il magazzino, il nascondiglio segreto del Team Rocket nel centro qui scommesse di Azzurropoli, nel casinò. Ok. A questo punto andiamo al centro Pokémon. Diamoci una bella curata ai Pokémon. Assolutamente. Ecco fatto. Cura. Una cura bella lenta, come al solito. Arrivederci, grazie. E andiamo a depositare un bel po' di strumenti, eh. Allora, PC di Glacial. Altrimenti qua siamo sempre strapieni di roba. Deposita. Allora, deposita Flash, per adesso non ci serve più. Poi depositiamo volo, non ci serve assolutamente. Il salvadanaio. Poi la pepita la vendiamo. La pietra lunare non ci serve per il momento, quindi la depositiamo. Poi vediamo un po', MT-07 non ci serve, deposita. Che è per Forcorno, vi ricordo. Poi la caramella rara non ci serve, via. Poi anche la chiave dell'ascensore, assolutamente inutile in questo momento. E penso basta, l'iperpozione non ci serve per ora, abbiamo le super pozioni che sono abbastanza per noi. MT-02, via. Che venta niente, l'abbiamo già insegnato al nostro Pidgeotto. E la spettrasonda invece la teniamo perché ci servirà per la Mandonia. A questo punto, a proposito di Lavandonia, direi di andarci. Andiamoci. E qua vediamo cosa ci dicono quando proviamo ad andare a Zafferanopoli. A proposito, no? Qui dentro si entra, sì. Sono di guardia. Ho una sete. Fermo là, la strada è chiusa. Ok, ma il bel tè non ce lo dava una vecchietta di Azzurropoli? O continuo a ricordare male? Boh, mi sembrava che ce lo desse una vecchietta di Azzurropoli, il bel tè. Sì, a te avevo già parlato, via, grazie. Okay, facciamoci la vietta sotterranea. Comunque sì, io ricordo abbastanza nitidamente che il tè te lo desse la vecchietta da Azzurropoli. Noi abbiamo parlato a tutte le persone da Azzurropoli, almeno credo, e nessuno ci ha dato qualcosa da bere. A meno che dovessimo magari prendere... Perché noi non abbiamo più nell'inventario delle bibite. Dobbiamo magari prendere... Tipo un'acqua fresca o una bibita dal distributore portatile, no? Perché potrebbe essere così, d'altronde alla fine ti viene comunque richiesto di arrivare ad Azzurropoli per sbloccare Zafferanopoli prima. In caso proviamo a farlo con i prossimi episodi, perché adesso il nostro obiettivo è arrivare in cima alla torre Pokémon di Lavandonia. E per fare ciò andiamo prima anche a vendere la pepita, per liberarci un altro spazio dallo zaino. Salve commerciante, vendi. Via la pepita. Vai, sì. Perfetto, salve. Cerco strumenti che aumentino le abilità dei Pokémon durante la lotta. Mi riferisco a attacco X, difesa X, velocità X e special X. Sai dove posso trovarli? Ad Azzurropoli e sono degli strumenti inutili. Lo sai che con il revitalizzante si ricaricano i Pokémon esausti? Wow, non lo sapevo. Esploriamo Lavandonia prima di andare alla torre Pokémon. Salve. Tu sei il giudice? Salve, sono il giudice onomastico, sì. Vuoi che valuti i soprannomi del tuo Pokémon? No. Non me ne frega niente di rinominare i Pokémon in questo Let's Play. Andiamo qui dentro. Salve. Odio quei terribili Rocket. La povera madre di Cubone. L'hanno uccisa mentre fuggiva dai Rocket. Ah, eccola qua, il famoso Cubone, orfano. Cubone. Poi, questa è la casa del Mr. Fuji, vero? Centro Pokémon volontario di Lavandonia. Attenzione. Questa città è nota come il cimitero dei Pokémon. Non è una bella nomea. I funerali si celebrano nella torre Pokémon. E ci andremo noi nel prossimo episodio. Salve. È strano, Mr. Fuji non è qui. Dov'è? Ah, se non lo sai tu. Beh, noi sappiamo che è in cima alla torre Pokémon, eh. Questa sarebbe la casa di Mr. Fuji. Che cara persona. Si prende cura dei Pokémon orfani e abbandonati.
Ok, lì c'è tra l'altro il diario del signor Fuji, mi sa. Concorso mensile di disegno Pokémon. Ah, disegno? Il modulo di iscrizione è scomparso. Ok, strano. Strano, non mi sembra di aver mai letto quella cosa. Sono apparsi degli spettri nella torre Pokémon. Sono gli spiriti dei Pokémon assassinati dai Rocket. Alla faccia. Credi agli spettri? No. No? Vero? Certo. La mano bianca sulla tua spalla è finta? Va bene, bambina, tutto ok. Allora, torre Pokémon, che le anime Pokémon riposino in pace. Bene, ma prima di entrare nella torre Pokémon, questo video finisce qui. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Villager Sphere è tutto, al prossimo video!